ventesimo scudetto della pallamano italiana sarà, comunque vada, esito di una finale inedita, mai vista prima d'ora. Tutto pronto per il fischio d'apertura, iniziata la finale che assegnerà il 53esimo scudetto nella storia della Serie Gold e nella storia della pallamano italiana maschile. Cerca la velocità con Angiolini che stacca da casa sua. Filippo Angiolini, 10 metri all'incirca. Ancora Amudà che poi sceglie la via della potenza, si sblocca la Raimon Sassari, boato del Palasantori. Lo scarico largo, la palla per De Oliveira, la girella, un gol pazzesco da parte di Rodolfo De Oliveira, un gioiello per la rete al 15esimo. Amudà, De Oliveira, il tiro sugli appoggi, 20-19, Angiolini. Doti atletiche straordinarie quelle di Filippo Angiolini. Ancora un contropiede, può andare Nardin, tu per tu con Levan, tra le mani di Alessandro Levan, il break, la sua finta, poi il tiro, vede lo spiraglio, vede lo spazio e non perdona Alvin Jalstam. Angiolini tra i fischi, si gira Angiolini, che gol ha fatto Filippo Angiolini. Giù il cappello, gol splendido, Gerbavaz scappa via nell'angolo, Nardin non sbaglia mai, non sbaglia neanche questa volta, Giovanni Nardin. Rete per Giovanni Nardin, la Raimon Sassari vince gara 1 di finale scudetto al Palasantoro battendo 34-32 la Junior Fasano.